Professor D'Incalci, parlando di tumore ovarico, quali sono i progressi fatti e quale sarà il futuro della ricerca? Così come per molti altri tumori, anche i tumori dell'ovaio sono dei tumori molto complicati e incominciamo adesso a conoscerli molto più nel dettaglio e cominciamo a capire che sono diverse malattie che hanno sia una morfologia diversa, sia una storia diversa, sia una sensibilità alle terapie diverse. E questi studi che stiamo facendo a livello molecolare ci stanno consentendo di comprendere in modo più preciso le differenze che ci sono fra caso e caso e quindi prospettare in futuro delle terapie mirate per ciascun gruppo di pazienti che ha alcune alterazioni molecolari. E in termini di terapia? Io credo che sia realistico migliorare la terapia del tumore all'ovaio nei prossimi anni, soprattutto evitare dei trattamenti poco efficaci pazienti che non hanno le caratteristiche adatte per la sensibilità a quel tipo di farmaco e quindi individuare la terapia migliore per ogni paziente. Sull'efficacia in termini di eradicazione della malattia sono più prudente in quanto sappiamo che la malattia tende a formare continuamente nuove mutazioni e questo è quindi come un po' avere un target che si muove e che è difficile colpirlo. Ci sono diversi però approcci da diversi punti di vista che riguardano la cellula tumorale, che riguardano il microambiente tumorale, tanti tipi di approcci diversi, tante nuove molecole, per cui io sono ragionevolmente ottimista che perlomeno un miglioramento significativo sarà ottenuto nei prossimi anni.